spacciatore di scapoli fermato e arrestato dagli agenti della squadra mobile di Isernia per detenzione e vendita di dosi di marijuana. Nei prossimi giorni udienza in tribunale. Questa mattina le strade di Isernia sono state invase dal corteo promosso dal Comitato Scuole Sicure, numerose le adesioni e le richieste di messa in sicurezza delle aule. Il Parlamento stanzia finanziamenti per la realizzazione del Parco Nazionale del Matese, una ricca riserva naturale sul versante montuoso al confine tra Molise e Campania. Arriva in Molise il nuovo sistema gratuito di controllo del cancro della cervice uterina. Lo screening potrà essere svolto negli ospedali di Isernia e Termoli e negli ambulatori. Buon pomeriggio dalla redazione giornalistica di TLT. La polizia di Isernia ha arrestato un giovane trentenne di Scapoli per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Da diverso tempo il ragazzo era pedinato dagli uomini delle forze dell'ordine in quanto sospettato di rifornire i ragazzi del posto e dei paesi vicini di sostanze dopanti. Lo spacciatore è stato fermato e perquisito e la stessa operazione è proseguita poi nella sua abitazione. Qui sono stati trovati soldi e circa 220 grammi di marijuana. Il giudice ha confermato gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza dibattimentale che si terrà nei prossimi giorni. Il Comitato Scuole Sicure di Isernia chiama alla mobilitazione e attraverso un corteo di studenti, genitori e cittadini intima alle istituzioni un intervento urgente per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Vediamo. Non è più rinviabile l'impegno delle istituzioni a riqualificare e ricostruire il patrimonio dell'edilizia scolastica di Isernia e nel territorio della sua provincia. Questo l'impegno che chiedono gli studenti, i loro genitori e i tanti cittadini che hanno risposto con la partecipazione alle sollecitazioni del locale Comitato Scuole Sicure che ha voluto e organizzato la manifestazione odierna con corteo. Nell'occasione abbiamo ascoltato Lorenzo Coia, presidente della provincia di Isernia. Ho detto ai ragazzi, ai genitori, ai docenti e anche ai dirigenti scolastici, perché nel corso di questo ultimo mese abbiamo avuto diversi incontri con tutte le varie categorie per la sicurezza scolastica e la manifestazione di oggi, io ho aderito, ho partecipato, cioè il tema della sicurezza non è un tema di una parte, è un tema in cui bisogna essere uniti tutti quanti, istituzioni, genitori, corpo docente, per cercare di risolvere il problema, garantire il diritto costituzionale alla istruzione in strutture ovviamente attenute, quindi senza vulnerabilità sismica con indici abbastanza alti. Per cui io ho illustrato la situazione, noi abbiamo 6 istituti superiori qui a Isernia, 2 li abbiamo assolutamente evacuati, uno addirittura, il liceo classico, sta per essere consegnato, i lavori finiranno a gennaio 2017, quindi tra 3 mesi circa, meno di 3 mesi. Per quanto riguarda il cuoco, sarebbe l'istituto magistrale, i lavori sono già iniziati, è completamente sventrato e sta anche in via di adeguamento sismico. Abbiamo fatto poi una progettazione per quanto riguarda il terzo istituto, che ha un indice di 0,52, non è un indice allarmante, secondo le norme avremo da 3 ai 6 anni per adeguarlo, perché gli altri avevano indici un pochino più preoccupanti, perché al di sotto di 0,3 cominciano a essere diciamo inagibili quasi, per cui abbiamo fatto una progettazione di circa 2 milioni e mezzo. Stiamo in graduatoria sull'annualità 2017 e il Presidente Renzi ieri proprio ci ha detto, eravamo circa 300 sindaci, fate progettazione sull'adeguamento sismico delle scuole, sappiate che io questi soldi ve li do e li tolgo dal patto di stabilità e nessun funzionario europeo potrà mai fare una cosa del genere perché sarebbe un delitto. Per cui noi riteniamo di essere in regola con la nostra programmazione. Le restanti 3 scuole, gli altri 3 istituti sono stati costruiti dopo il 1984, quindi si presuppone che siano fatti con norme già all'epoca antisismiche, dopo il terremoto dell'84, con le regole che erano vigenti all'epoca e quindi sono collaudati, però anche su questi stiamo facendo gli opportuni adeguamenti e le verifiche. Ho detto al Comitato per la sicurezza nelle scuole che domani ci incontriamo verso le 11 in provincia con i tecnici perché vogliono avere una panoramica un pochino più estesa e anche tecnica dello stato di vulnerabilità sismica delle scuole provinciali.
Numerose le adesioni politiche alla manifestazione di Isernia del Comitato Scuole Sicure tra i cittadini, anche quei rappresentanti delle forze politiche, i cittadini che spingono per un paese senza criticità strutturali. Vediamo. Il Comitato Scuole Sicure di Isernia ha incassato davvero numerose adesioni, allargando la partecipazione ai tanti cittadini che in rappresentanza di associazioni e movimenti sempre hanno lottato per costruire un territorio nazionale e regionale adeguato alla vita delle persone, cancellando tutte le criticità e annullando le attuali difficoltà. Sempre in piazza quando c'è un problema che riguarda la collettività. E questo è un problema serio, ovviamente non lo è solo quello delle scuole, ma questa emergenza riguarda i nostri figli. Io ho una bimba piccola e per questo ci sto, ma ci sarei stato comunque. E questo è un problema che le persone devono capire. Oggi c'è una piazza importante, fatta di ragazzi, però mancano gli adulti. Allora qua c'è un problema di scollamento rispetto a questo tipo di situazioni. E poi c'è un altro aspetto, questa è una manifestazione non etichettata politicamente, va bene tutto, ma c'è una cosa che tutti devono capire, questo problema lo deve risolvere la politica, quindi comunque è una manifestazione che magari non ha partiti, ma politicamente ha un suo perché, cioè combattere quei soggetti che dietro alle istituzioni devono dare risposte. Allora in questo caso le risposte le deve dare la Regione e il Governo centrale. Allora tocca, come dire, elargire fondi in questo settore piuttosto che mandarli in rivoli strani, quali per esempio, ne faccio uno, la metropolitana leggera. Tra le adesioni anche quelle di rappresentanti di partiti considerati estranei alle politiche che si sono succedute nel corso degli ultimi anni alla gestione del Paese e della Regione. Noi abbiamo avuto in tanti anni di amministrazione, ricordo la giunta di destra, la giunta Melogli, dal 2002 quando scoppiò il caso San Giuliano, non ha mai pensato a pianificare un polo scolastico sicuro oppure un piano serio di messa in sicurezza dell'esistente. Hanno pensato ad esempio a chiedere 170 milioni di euro per un'opera inutile e dannosa come l'8-0, i 52 milioni altro sperpero pubblico per l'auditorium, ma non hanno pensato a un piano. Per cui ogni anno ci troviamo di fronte a delle emergenze. Quindi è chiaro che tutto questo è frutto di interessi privati, di appalti e contrappalti che hanno fatto arricchire soltanto le cricche del cemento. Quindi noi proponiamo un'avvertenza nell'immediato, ad esempio anche mettendo dei moduli in legno, comunque affrontare l'emergenza, però proponiamo anche di uscire dalla logica di emergenza. Sono passati 14 anni dal 2002, non è stato ancora avviato un piano, occorre una pianificazione che coinvolga i genitori, gli alunni, gli studenti, controllata democraticamente, e che finalmente invece di sperperare soldi e milioni per opere inutili crei o un polo scolastico sicuro oppure la messa in sicurezza del patrimonio esistente. La presenza a Termoli del gas radon è una vicenda ancora aperta e irrisolta. L'associazione La Giusta Scuola ricorda ai cittadini che lo scorso 7 ottobre in Consiglio Comunale l'amministrazione ha bocciato due mozioni su questo tema, sapendo che in città ci sono state criticità e anomalie in alcuni istituti scolastici. Un'amministrazione responsabile, ricorda il presidente dell'associazione Maria Assunta Mariani, deve assumersi le proprie responsabilità rispondendo delle proprie azioni sia alla popolazione che alle altre autorità coinvolte. Le minoranze al comune di Agnone invitano il neosindaco Lorenzo Marcovecchio ad accelerare l'iter per la realizzazione del nuovo polo scolastico in Piazza del Popolo. Vediamo il servizio. Prima di arrivare all'emergenza bisogna prevenire il rischio sismico. Torna a parlare l'ex assessore del centro-sinistra al comune di Agnone, Maurizio Cacciavillani, che mette in evidenza l'attuale fase di costruzione del polo scolastico, che secondo la tabella di marcia dovrà essere inaugurato nel centro dell'Alto Molise a partire da settembre prossimo. L'attenzione al tema sicurezza ha permesso ad Agnone di ottenere i finanziamenti per la realizzazione del nuovo polo innovativo che rispetta tutti i parametri antisismici e che sarà uno degli edifici scolastici più moderni della regione. Maurizio Cacciavillani sottolinea che è fondamentale garantire la sicurezza nelle aule, nella consapevolezza che l'intera realtà regionale si trova in una zona fortemente sismica. Oggi, commenta ancora Cacciavillani, ad Agnone possiamo dirci fortunati per avere una struttura didattica in Piazza del Popolo in via di realizzazione.
una localizzazione che tra l'altro ha permesso di evitare dei costi, quali l'esproprio dei terreni, sbancamenti, parificazioni, viabilità e servizi. L'amministrazione ha seguito la logica del lotto funzionale. Per il polo scolastico il Comune ha a disposizione 2.282.000 euro. Il passato governo di centrosinistra ha ottenuto altri 450.000 euro di fondi nazionali per interventi di adeguamento sismico nella scuola elementare di Maiella. Un altro 1.135.000 euro sono stati promessi per l'adeguamento dello stesso istituto e per il completamento del polo scolastico. Infine, per la palestra c'è un ulteriore finanziamento regionale di oltre 2 milioni di euro. Ancora oggi la scuola dell'infanzia Collodi di Campobasso è ubicata nei locali di via Leopardi, che ha ospitato fino a pochi giorni fa la scuola Don Milani. A Palazzo San Giorgio il gruppo di minoranza di Democrazia Popolare chiede al sindaco Antonio Battista una risposta urgente sulla vicenda per capire quando gli alunni verranno trasferiti. I consiglieri Pilone e Cancellario inoltre chiedono alla giunta municipale di capire a che punto sono gli studi di vulnerabilità realizzati sugli edifici scolastici e quando saranno consegnate le relazioni. Numerose cooperative sociali aderenti a Lega Coop versano in una pesante situazione finanziaria a causa dei notevoli ritardi nella liquidazione delle spettanze dovute dagli ambiti territoriali, i quali non dispongono delle relative risorse finanziarie. Fondi nazionali 2015 e 2016 che la Regione Molise non provvede ancora a versare, accumulando un ritardo nei pagamenti di oltre un anno. Dal Senato il via libera all'approvazione della riserva naturale del Matese. Sarà parco nazionale presso la perimetrazione di una vasta area montana. Vediamo. Nella capitale il Senato ha approvato il disegno di legge per l'istituzione ufficiale del Parco Nazionale del Matese, dotandolo della copertura finanziaria adeguata, un riconoscimento nazionale della unicità del comprensorio a cavallo di Molise e Campania ed insieme uno strumento per promuoverlo in ambito nazionale ed estero. Il parco non sarà più solo strumento per preservare e tutelare le meraviglie della natura e della biodiversità, ma soprattutto un'estesa area per la promozione e la crescita delle attività ecocompatibili di produzione e trasformazione dei prodotti della terra. La perimetrazione e le regole per il funzionamento del parco, fa sapere il senatore Roberto Ruta, saranno definiti successivamente d'intesa con gli enti locali territoriali, come ha dichiarato anche in Parlamento il ministro dell'Ambiente Galletti. Il Centro Nazionale di Ricerca sugli Appennini e le aree interne, voluto dall'Ateneo Molisano ed inaugurato dal Capo dello Stato Mattarella, potrà svolgere inoltre il ruolo di volano e supporto scientifico, unitamente alla Facoltà di Agraria e al corso di Enogastronomia, di recente istituzione a Termoli, puntando sulla qualità delle filiere agroalimentari della regione. Il turismo, quale fonte di entrata per l'economia della regione, deve rappresentare il volano della ripresa del Molise. Col Parco del Matese il territorio raggiunge un altro riconoscimento sul quale puntare: la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturalistiche, storiche e paesaggistiche. L'istituzione del Parco Nazionale offre per il politico Massimiliano Scarabeo anche l'occasione per incrementare l'enogastronomia e l'artigianato. Da domani sarà chiuso al traffico veicolare nelle ore della notte la galleria Lama Bianca alle porte di Campobasso per lavori urgenti di manutenzione. La galleria, situata lungo la statale 87 Sannitica, sarà interdetta ai mezzi dalle ore 21 della sera alle 6 del mattino fino a mercoledì 30 novembre. Prevenzione sanitaria: arriva in Molise il nuovo sistema gratuito di screening per il cancro del collo dell'utero. Vediamo il servizio. La Regione Molise ha introdotto il nuovo sistema di controllo per il cancro della cervice uterina attraverso il test HPV, che va a sostituire il PAP test, ad eccezione della fascia di età compresa tra i 25 e i 30 anni.
L'importanza di eseguire l'esame medico è vitale in quanto con un sistema rapido, indolore e non invasivo è possibile dimostrare o escludere la presenza del virus responsabile del tumore del collo, dell'utero o delle altre alterazioni cellulari. Attualmente si può eseguire il test HPV nei consultori di Campobasso, Larino, Boiano, Agnone e Venafro e negli ospedali San Timoteo a Termoli e Veneziale di Isernia. L'azienda sanitaria nelle prossime settimane invierà un invito alla popolazione femminile fino ai 64 anni per sottoporsi al test in forma assolutamente gratuita. Dedicare questo fondamentale esame di prevenzione e diagnosi oncologica precoce potrà assicurare alle donne negli anni futuri una qualità della vita migliore. La prevenzione in campo medico e una vita sana sono la base del benessere della persona. A Riccia oltre 100 anziani hanno risposto al progetto EPD per prevenire la demenza senile. L'attività promossa nel paese sul fortore è una ricerca clinica che ha lo scopo di verificare se l'esercizio fisico consente di prevenire o almeno ritardare l'insorgenza dell'Alzheimer e altre malattie degenerative come il morbo di Parkinson. All'Istituto Neuromed di Pozzilli lunedì 14 sono in programma visite gratuite per la prevenzione del diabete. Quello di tipo 2 è in aumento a causa del ridotto movimento fisico e degli eccessi alimentari. Vediamo perché in questo servizio. Il diabete è una malattia degenerativa che colpisce 3 milioni e mezzo di persone in Italia. Il diabete di tipo 1 è una forma che si manifesta prevalentemente nel periodo dell'infanzia. Il diabete di tipo 2 è la forma più diffusa e le cause della sua insorgenza vanno ricercate in fattori ereditari, ambientali e comportamentali. La prevenzione soprattutto del diabete di tipo 2 è uno dei temi maggiormente avvertiti dalla comunità medica internazionale. In occasione della giornata mondiale contro il diabete del 14 novembre, la Neuromed promuove con i suoi specialisti due giornate dedicate alla prevenzione. Sarà offerto uno screening gratuito. Tutti gli studi degli ultimi anni hanno dimostrato che è possibile prevenire il diabete di tipo 2 o ritardarne la comparsa. È importante intervenire sullo stile di vita. Una dieta adeguata riduce il rischio del 33% nella popolazione a rischio. Se poi alla dieta associamo l'attività fisica per almeno 20-30 minuti al giorno, la percentuale di protezione della malattia tocca appunto il 60%. Oltre a ridurre l'aspettativa di vita di 5-10 anni, il diabete mellito è responsabile di complicanze serie, infarto, ictus, scompenso cardiaco e morte improvvisa. E non solo. Altre sono le complicanze legate a questa patologia, tra le quali la retinopatia diabetica, principale causa di cecità nelle persone in età lavorativa. Anche il sistema nervoso, sia a livello centrale che periferico, non è immune dagli effetti negativi del diabete. Nei pazienti diabetici il rischio di ictus cerebrale ischemico è circa il doppio rispetto alla popolazione non affetta da questa condizione. A Castropignano il 12 e 13 di novembre si rinnova l'appuntamento con il sabato del villaggio e anche la domenica, che giunge quest'anno alla seconda edizione, un tour nei veicoli del suggestivo centro storico per valorizzare e promuovere la cultura, le tradizioni, l'artigianato e l'enogastronomia locale. Spazio anche alle attività promozionali del Parco delle Morge Cenozoiche, di cui il comune di Castropignano fa parte integrante. Bene, adesso la parola alle previsioni del tempo, vediamo cosa ci dicono. Molto sole e poche nubi nella prima parte di oggi sul Molise. Aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio sulla regione. Le temperature odierne sono comprese tra la minima di 7 gradi a Campobasso e la massima di 14 a Termoli. Ventilazione meridionale, calmo l'Adriatico centrale. Sulle due province domattina torneranno ampi spazi soleggiati. Valori climatici in aumento, i venti si disporranno da sud-ovest.
Siamo alle notizie di sport. Lagnone guarda con fiducia alla prossima trasferta a Castelfidardo per mantenere la vetta della classifica. Intanto, con il successo proprio sui Granata Molisani, risalgono le quotazioni del Monticelli di Ascoli Piceno. Vediamo. Pierluigi Petritola, dopo il mezzo passo falso in casa contro il Chieti mercoledì scorso, forse il calcio ridà anche qualcosa a volte. Purtroppo mercoledì Chieti ha fatto una partita molto molto agonistica e ci ha messo in difficoltà e non siamo riusciti a vincere. Dispiace, però oggi per ricompensa abbiamo ricevuto una grande gioia da questa partita, perché venire a vincere in casa della prima in classifica è sempre un onore per una squadra come il Monticelli. Ci fa tantissimo piacere, significa che abbiamo lavorato bene durante la settimana e forse grazie a quel mezzo passo falso oggi abbiamo avuto le motivazioni giuste per, diciamo, ricompattarci e ripartire. Dove è stata la bravura della sua squadra sul terreno del Civitelle? La bravura della mia squadra, della nostra squadra, del Monticelli, oggi è stata un impegno totale, molto, i ragazzi hanno dato il massimo, hanno dato il 100%, e voglio precisare tra l'altro che la formazione era anche, diciamo, rimaneggiata per qualche infortunio che avevamo avuto, e i ragazzi sicuramente hanno fatto un'ottima prestazione. Il nostro capitano Mauro Sosi è sempre un giocatore di categoria superiore, oggi ha dato tutto anche giocando fuori ruolo, perché ha giocato a centrocampo facendo una grande partita. Cioè, io il complimento lo faccio a tutta la squadra, però Mauro è, per noi, il nostro capitano, è un motivo tra virgolette di vanto, e rinnovo i complimenti a lui e a tutta la squadra. In questo modo, con questo successo, si rinnovano anche le quotazioni del Monticelli? Beh, il Monticelli deve fare il suo campionato. Noi qualsiasi partita affrontiamo, grazie a mentalità del mister, affrontiamo tutte le partite per vincere. Calcio a 5, l'Under 21 della Chaminade de Campobasso supera il turno preliminare di Coppa Italia battendo nella gara di eliminazione diretta i cugini del CUS Molise per 4-2. Doppio vantaggio del CUS con l'ex Cioccia e Ferro, poi alla distanza di Camillo, autore di una doppietta, Villani e Petrella. Da sottolineare l'entusiasmo e la sportività del pubblico del Pala Sturzo. In circa 200 spettatori hanno assistito alla gara di Coppa Italia, segno della grande passione dei giovani verso il futsal. Nella Coppa Italia Under 21 di calcio a 5 il Venafro Calcio accede alla fase successiva. Il quintetto bianconero ai calci di rigore ha vinto 11-10 il derby contro l'Isernia. Ai tempi regolamentari la partita era finita 5-5 e ai supplementari 7-7. Soddisfazione doppia in casa Venafro, poiché l'Under 21 è composta dalla maggior parte di ragazzi sotto età. Gli unici sorrisi nella pallacanestro molisana giungono questa settimana dal successo sofferto dell'Airino Termoli nel campionato di Serie C Silver sul Silvi, risultato 58-57. Il sestetto termolese guida la classifica a punteggio pieno, 6 vittorie su 6 gare disputate. Domenica 13 gli adriatici viaggeranno alla volta di Teramo. Sconfitte invece Isernia e Venafro, relegate nei bassi fondi del torneo di Serie B, rispettivamente a Matera e a Rimini. Bene, queste erano le ultime notizie, vi ringraziamo per essere stati con noi e l'appuntamento è per le prossime edizioni. Arrivederci.